guida ai campionati siamo con il capitano Giulia Darek. Giulia, finalmente siete scesi in campo dopo tutto quello che è successo in settimana per giocare la prima di campionato. Eh sì, diciamo che è stato un inizio di campionato molto particolare, nel senso che penso che non sia mai successo nella storia del calcio italiano, sia maschile che femminile, una protesta del genere. E speriamo, diciamo, che questo abbia mosso i vertici, abbia fatto capire che comunque il movimento cerca di essere unito, soprattutto le calciatrici, per cercare, insomma, di migliorare la propria situazione e di avere più visibilità. E quindi diciamo che questa prima giornata si è svolta un po' alla fine in maniera inaspettata, perché ormai tutte erano pronte a scioperare, però vabbè, piuttosto che al limite si prolungasse ancora troppo l'inizio del campionato, meglio aver cominciato, ecco, visto la data. Vediamo dunque la partita. Avete affrontato il Brescia, reduce dalla Champions, campione in Supercoppa, che domani a Nyon conoscerà l'avversaria nel prossimo turno. Avete retto bene nel primo tempo, nel secondo un netto calo difensivo. Secondo te si può ripartire con ottimismo proprio dalla prima frazione? Direi sì, che nel primo tempo, nonostante alcune defezioni che abbiamo a livello di organico, molte che giocavano non erano al meglio, in più la partita non era stata per niente preparata in settimana perché non ci si aspettava di giocare. Quindi come primo tempo a livello di coesione in campo, tattico e di concentrazione non è andata per niente male. Soprattutto la difesa e i centrali difensivi secondo me si sono mossi molto bene. Se si muovono così sempre si riesce a far bene. Il secondo tempo fisicamente non siamo ancora a posto, soprattutto al centrocampo. Quindi c'è stato un grosso calo al centrocampo ed allungandosi un po' la squadra, anche dal punto di vista della difesa non riusciva più a seguire bene gli attaccanti in avanti, quindi permettendo a una squadra così forte tecnicamente di girarsi e di vedere campo, lì diventa un po' impossibile contenerle. Potrebbe essere stata un'altra partita con il colpo di testa di De Martin subito all'inizio? Sicuramente, ecco, diciamo che sarebbe stata una bella opportunità per noi all'esordio con il Brescia, poi tra l'altro a passare in vantaggio. Credo che comunque la loro superiorità tecnica, fisica, perché sì, ricordiamolo, sono quasi professioniste, quindi fisicamente è un po' un altro mondo, si sarebbe comunque fatta valere, quindi alla fine l'avrebbero portata a casa, ecco, penso. Certo che comunque si sarebbe stata, ecco, una bella cosa, però non si può pretendere troppo. Domenica Coppa, si ritorna a giocare al Barison finalmente con l'esordio in Coppa, poi ci sarà il turno di campionato il 31 ottobre contro il Bari. Sì, diciamo oggi, ok, era l'esordio del campionato con una delle due squadre probabilmente più forti del campionato, quindi era una prova per noi. Diciamo che le vere prove probabilmente iniziano da questa domenica e quindi dobbiamo migliorare molto, soprattutto su molti aspetti. Cercare di recuperare fisicamente un po' di gente probabilmente dalla prossima domenica inizierà la vera nostra stagione e capiremo di che pasta siamo fatte. Siamo nel post partita di Brescia Vittorio Veneto con Milena Bertolini, mister. Complimenti innanzitutto per il passaggio di turno in Champions League, non è sicuramente stato facile il doppio 1-0 lì contro il Liverpool, domani ci sarà il sorteggio a Nyon, cosa si aspetta dall'Urn? Ma mi aspetto di essere fortunata, nel senso sappiamo qual è il nostro livello, sappiamo quali sono le nostre possibilità, è chiaro che dipende molto dal sorteggio, cioè è innegabile dire che se, insomma, ci capitano squadre le francesi e le tedesche, sappiamo che il calcio francese e tedesco è un livello molto alto e quindi magari non è il sorteggio migliore, però insomma vediamo quello che succede e poi di conseguenza ragioneremo. Vediamo la partita di oggi. Siete state brave nel collettivo, sicure della vostra esperienza e qualità. Un buon inizio comunque. Ma sì, io ero preoccupata per questa partita fondamentalmente per due motivi. Uno perché abbiamo avuto diversi infortuni nelle due partite di Champions e quindi oggi hanno debuttato diverse giovani che devo dire si sono comportate bene, quindi è chiaro che quando cambi tanto i tuoi equilibri, i tuoi punti di riferimento vengono un po' a marcare, quindi questa era una preoccupazione. L'altro aspetto era che
nel momento in cui tu vivi due settimane così di calcio internazionale, mentalmente ritornare immediatamente nel campionato non è così facile. Il rischio era che l'approccio non fosse quello giusto, invece devo dire che le ragazze sono state molto brave nell'approccio e anche le giovani che hanno giocato oggi si sono fatte trovare pronte. Per questi motivi hai dovuto anche mettere Gama al centro della difesa? Sì, ma Gama è una giocatrice che può fare diversi ruoli, è una giocatrice che può fare tranquillamente il centrale come l'esterno, quando poi insomma è una giocatrice intelligente, sa adattarsi e oggi ha fatto bene, come poi tutte le altre. Una domanda per il Vittorio Veneto, come l'ha visto? Ho parlato col mister e gli ho fatto i complimenti perché è una squadra neopromossa ed è venuta a Brescia a giocare la partita, a giocare nel senso che non ha mai buttato la palla, ha cercato il fraseggio, ha cercato il gioco da dietro e non è così scontato perché spesso si vedono squadre che si arroccano tutte dietro, lanci lunghi, palla lunga e basta, invece loro no, e credo che quando tu imposti la tua squadra così sicuramente all'inizio patiranno lo scotto della Serie A, ma alla lunga poi i risultati arrivano. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo con mister Fattorel. Mister, 33 anni di storia, l'esordio in Serie A, il baffo ci starà sicuramente guardando da lassù, che emozione hai provato? Beh, io già in settimana avevo provato già un'emozione fantastica perché la prima partita di Serie A per questa per queste ragazze e per la società. E come avevo detto che era meglio che di trovare prima le squadre forti, sono ancora convinto di questo perché abbiamo assaggiato la Serie A. Penso che in settimana parlando possiamo capire gli errori che abbiamo fatto, soprattutto mentali, e comunque sapevamo che andavamo a Brescia contro una squadra che mercoledì ha passato il turno in Champions League, quindi ci può stare fare questa sconfitta 6-0. Mi dispiace perché il primo tempo l'abbiamo svolto anche bene, finché la testa e mentalmente c'eravamo, abbiamo provato a giocarla. Noi siamo una squadra che quando non la giochiamo e la buttiamo via la palla possiamo solo subire. Infatti hai provato diverse soluzioni durante la gara, bene il primo tempo, però magari una Serturini difficile da tenere dalla parte di Virgili, forse anche poi troppi errori difensivi? Ma secondo me più che errori difensivi abbiamo fatto errori in uscita, il secondo tempo sto parlando. Perché giocare con una squadra così forte, se tieni la palla, corrono anche gli avversari. Invece così buttavamo via la palla e erano sempre là in difesa, quindi prima o dopo mentalmente ci sta che c'è un calo anche mentale. Insomma. Mister De Brescia comunque ha fatto i complimenti a una squadra che non ha buttato mai via palla. Sì, abbiamo parlato finita la partita, ringrazio il mister ospite perché sì, come ho detto prima, cioè, mentalmente siamo calati nel secondo tempo anche perché non eravamo preparati bene. Dopo, davanti a noi c'era una signora squadra, quindi ci sta gli errori che abbiamo fatto, ma è giusto così, in settimana ne parleremo. Dobbiamo cercare il prima possibile di abituare mentalmente le ragazze che il campionato di Serie A è questo, anche fisicamente secondo me siamo stati inferiori, loro più esperte, comunque secondo me l'importante è continuare mentalmente come abbiamo fatto il primo tempo e secondo me otterremo buoni risultati. Grazie. Siamo con Valentina Cernoia. Valentina, un bell'assist per il gol del doppio vantaggio di Girelli ed un tuo bellissimo da fuori area. Sì. Guarda, io non sono una goleador di questa squadra, quindi sono contenta sicuramente per il gol e per iniziare la stagione al meglio, anche dal punto di vista del morale da parte mia. Per Cristiana sono contenta, aveva bisogno di sbloccarsi, soprattutto mentalmente, e sono contenta di avergli fatto quell'assist io. Sei giovanissima, ti pesa la fascia da capitano, visto che l'hai ricevuta da Zizzoli, ora team manager, e quali sono i tuoi obiettivi prossimi visto il palmarès che hai ormai? Ma allora guarda, io sono qua da quando è arrivata Elisa, quindi ho vissuto accanto a lei tutti questi anni, sicuramente ho imparato un sacco di cose da lei,
ho 24 anni e ancora dovrò sicuramente impararne molte. Non mi pesa perché ho la consapevolezza di avere dietro di me una grande squadra e soprattutto un gruppo di grandi persone che nel momento in cui io avrò bisogno sicuramente sapranno aiutarmi. Per quanto riguarda progetti o aspirazioni mie personali, io mi auguro che questa società quest'anno possa diciamo recuperare quel punticino che l'anno scorso ci ha fatto perdere il campionato e poi riconfermarci ancora come le migliori in Italia. Ultime due, come hai visto questo Vittorio Veneto e cosa ti aspetti dall'urna di Nyon? Allora, ma il Vittorio Veneto ti dirò che nel primo tempo ci ha messo del suo per metterci in difficoltà perché era partito molto bene e noi ovviamente pagavamo un po' di stanchezza della Champions League. Erano molto bene messe in campo tatticamente, abbiamo faticato a trovare un po' di spazi, poi abbiamo sbloccato il risultato sul 2-0, abbiamo gestito la partita al meglio. Dall'urna di Lyon non lo so perché partendo ovviamente nella seconda fascia speriamo di trovare la meno forte, ma tra tutte lì sarà da giocarsela, sarà difficilissimo. Bocca al lupo dunque e ti ringraziamo. Grazie mille e grazie a voi.